Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo Contrada che si è svolto a Roma il 22 aprile del 1994. In aula ascolterete il pentito Giuseppe Marchese. Buon ascolto. Giuseppe, nato a Palermo 12-12-63. Marchese, lei sarà sentito nella sua qualità di imputato di reato connesso, quindi in tale qualità lei ha facoltà di non rispondere alle domande. Intende rispondere? Sì, sì. Sarà assistito dal suo difensore di fiducia, avvocato Dante, qui presente. Sì. I pubblici ministeri possono procedere all'esame. Grazie Presidente. Il pubblico ministero preliminarmente fa presente che sussistono tuttora le medesime esigenze che hanno costretto il pubblico ministero a depositare i verbali sia delle dichiarazioni dell'odierno imputato di reato connesso Marchese che quelle di altri collaboratori con alcune parti omissate. Queste esigenze sussistono tuttora, quindi il pubblico ministero nel suo esame terrà conto di queste esigenze e quindi sulle parti omissate non farà delle domande al fine di evitare che venga violato l'obbligo del segreto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Lo stesso pubblico ministero, al fine di offrire al giudicante una visione completa delle dichiarazioni di questo e di tutti i testi imputati di reato connesso di questo procedimento, non appena verranno meno le esigenze cui si faceva sopra riferimento, informerà il Tribunale e se sarà ritenuto opportuno verranno riesaminati, verrà richiesta la prosecuzione delle dichiarazioni dei medesimi testi o imputati di reato connesso. La difesa ha qualcosa da obiettare a quello che ha detto? Presidente, avvocato Sbacchi, volevo far presente che sulla questione la difesa è già intervenuta per osservare a suo tempo che le parti contenenti omissis non consentono alla difesa di esercitare appieno il mandato, in quanto non è dato guardare all'intera struttura e alla complessità della dichiarazione del soggetto, proprio perché, ripeto, queste omissioni finiscono col privare la dichiarazione di parti integranti che nel contesto invece meriterebbero essere valutate e approfondite, sicché l'esame o il controesame, per essere più esatti, non si svolge nelle corrette forme previste dal codice. Allora, il Tribunale già proceduto con ordinanza, ha espresso l'opinione del Tribunale, quindi manteniamo ferma l'ordinanza. Prego, procedere all'esame. Marchese Giuseppe, lei è stato un uomo d'onore? Sì. Quando è diventato uomo d'onore? È in fine del 1980. Prima che lei venisse iniziato quale uomo d'onore, quindi nel periodo precedente. Sì, prima che venisse iniziato c'è stato... Lei già gravitava in ambienti di Cosa Nostra? Sì, io ero affiliato praticamente, in quanto, a parte questo, io discendo di una famiglia che già, anche da quando ero piccolino, già i miei familiari, mio padre, mio fratello, Marchese Vincenzo, Marchese Antonino, mio zio Filippo Marchese, discendono già di una famiglia mafiosa, uomini d'onore sempre di Costo dei Mille, anche la buon'anima di mio nonno, il padre di mio padre, praticamente già io da piccolo già vedevo delle frequentazioni spesso che venivano delle persone a casa o frequentazioni di altri uomini d'onore che io, ripeto, a quell'epoca ero piccolino, non sapevo chi che cosa erano e che cosa non erano. Però già a quell'epoca già io mi ricordo che mio padre, quando ci aveva gli animali, avevamo la stalla, già vedevo dei traffici
traffici, in senso che portavano dei casse di sigarette, nascondevano sotto la paglia o il fieno delle mucche. E vedevo altri movimenti, nascondevano delle armi della manciatoia dove mangiavano gli animali. Insomma, delle cose che praticamente mi davano anche un senso di riguardo e controllo di tutto quello che avveniva. Infatti, delle volte, quando c'è stato che mio padre era latitante, ricercato, mi dicevano anche a casa, che sempre ero piccolo, veniva la polizia nei controlli, mi dicevano: senti, a caso non ci dice che papà si trova fuori, è partito. Vedevo che nascondevano qualche cosa che c'era a casa quando suonavano polizia. Tutto un circondato di cose che praticamente a me mi costringeva anche a osservare e a frequentare, diciamo, la riservatezza di queste cose, perché spesso anche mio fratello mi diceva stai attento quando vai a casa, se qualche macchina della polizia vedi giù, tutte queste cose, che e mano a mano, dopo quelle cose che sono venute a subentrare anche dopo che mio padre si è dovuto allontanare per un periodo, che gli avevano fatto un mandato di cattura a mio padre, a mio zio. Dopo, quando c'è stato che siamo andati ad abitare in una tenuta di terra sinica, avevano preso una villetta, in questa villetta c'erano altre ville di altri personaggi, sempre uomini d'onore, e qui dopo praticamente ho messo a conoscere mio cognato Bagarella, che a quell'epoca si frequentava con mio zio e con mio fratello, i Madonia, che avevano anche una villa là, i Geraci, i Carollo, insomma tutto un nucleo di persone che c'erano una certa, diciamo, importanza, e vedevo, e già di queste cose io apprendevo, diciamo, di essere un ometto, cercavo di essere utile in qualche cosa. Sorvegliavo, controllavo tutte queste cose, e piano piano dopo mi hanno portato anche l'allontanamento della famiglia, che la famiglia si è dovuta spostare per dei motivi sempre riguardo la latitanza, e dopo le frequentazioni che ho messo a fare con mio zio Marchese Filippo, e piano piano dopo di quelle frequentazioni anche che dopo non ero ancora uomo d'onore, ho assistito anche, ho partecipato a vari crimini, insomma di là si è messa a prendere, diciamo, il controllo anche da parte loro nei miei riguardi, perché vedevano che ero molto sveglio, ero, diciamo, facevo delle cose con molta decisione, e in più c'è stato che dopo l'arresto di mio fratello Marchese Antonino, dopo il fatto di via Pecore Girardi, è subentrato che io ci facevo da tramite tra colloqui all'interno con l'esterno, e piano piano, mentre va a vedere, osservavo tutto quello che ci circondava, e di qua praticamente dopo è subentrato che dopo è subentrato anche l'arresto di Bagarella, c'era stato anche precedenza, anche prima che Bagarella venisse arrestato, avevamo preso una belletta a Casteldaccia, insomma, per farci il periodo estivo. Quando si è fidanzata mia sorella, ho conosciuto altre persone come Totò Riina, la famiglia, e vedevo che c'era una certa, diciamo, autorità e importanza nei confronti di Salvatore Riina. Insomma, tutte queste cose che dopo, mano a mano, sono subentrate, diciamo, con l'arresto di Bagarella c'è stato anche l'inserimento di farmi combinare. Dunque, Marchese, lei ha detto che ha conosciuto, prima di essere iniziato a Cosa Nostra, prima di essere combinato, quindi ha conosciuto sia Bagarella che Riina. Sì, sì. E
e ha riferito anche le circostanze nelle quali li ha conosciuti. Sì, sì. Può riferire appunto se già prima della sua affiliazione lei ha avuto dei rapporti con Rina, se ha frequentato la sua abitazione, cosa ci andava a fare? Ma, vede, prima che quando si è fatto fidanzato mia sorella con Pagarella, c'è stato quel fidanzamento che si è fatto a casa mia, che in quell'occasione mi sembra che è stato nel 78, e ho conosciuto io la famiglia di Bagarella e anche la famiglia di Dottor Reina. E via dicendo, delle volte durante la domenica, o il periodo festivi anche, spesso con Bagarella andavamo in diversi posti, che so, Mazzara del Vallo, o che c'era una villa, andavamo là, che so, a mangiare tutti fra noi familiari, con la famiglia di Torreina e Bagarella. La villa di Mazzara del Vallo di chi era? La villa di Mazzara del Vallo ci abitava Torreina con la famiglia. E l'abitazione di Torreina in Palermo lei la conosceva? Sì, sì, quella del Palermo l'ho conosciuta sempre prima di arrestare mio fratello, che ci avevamo portato si aveva fatto una villa e ci avevamo portato dei mobili in questa tenuta di Villa Grazia. E può descrivere questa abitazione di Rina, dove lei si è recato qualche volta? In questa di qua ci sono andato molto molto spesso, perché anche poi familiari, spesso si facevano delle mangiate e andavamo là a trovarli. E si trova nella salita di Villa Grazia, che è una strada stretta che porta a Altofonte. Praticamente ci sono delle case basse che ci dicono a Molara. C'è un ponticello, su questo ponticello c'è sulla destra, sempre salendo per andare verso Altofonte, c'è sulla destra c'è una Madonnina. Passando questo arco, che sono delle archette antiche, e su un 200-300 metri sulla destra c'è questa villa che aveva il muro di cinta, il cancello elettrico, che questa del qua dopo, c'è stato, quando ho iniziato a collaborare, dopo ci siamo andati a fare il sopralluogo e corrisponde a come l'avevo descritta io anche dall'interno. Soltanto avevano cambiato il colore del cancello, che prima era beige, e dopo, quando siamo andati a fare il sopralluogo, era verde, che si vedeva che era verniciato da poco. Marchese, lei prima ha detto che a volte portava delle notizie dopo aver effettuato dei colloqui in carcere. Sì. Può precisare meglio con chi aveva fatto i colloqui in carcere e a chi portava queste notizie? Queste notizie le portavo a mio zio e a Salvatore Reina, in quanto le notizie riguardo come stava andando la perizia di mio fratello, i giudici che lo dovevano andare a interrogare, o mio fratello viceversa, essendo che io ancora non ero combinato, mi faceva qualche biglietto, qualche letterina, e io mi diceva lui di fargliela avere a zio Totuccio e io gliela facevo recapitare. Questi erano, diciamo, i contatti. Può riferire se lei ha commesso dei reati per conto di Cosa Nostra già prima di essere combinato? Sì, vari reati, perché io c'è stato nel periodo che spesso vedevo delle riunioni che facevano loro, che una volta mi sono trovato mentre stavano strangolando una persona e ho assistito anche allo strangolamento. Dopo, svariate volte, abbiamo dato fuoco a qualche macchina, abbiamo messo dei tritoloni in qualche cantiere, diciamo delle estorsioni, diciamo, e fare vari omicidi, varie scomparse. Allora, può riferire, tornando al momento della sua iniziazione, quando è stato combinato, su iniziativa di chi era presente alla cerimonia di iniziazione? Ma la decisione dell'iniziazione è stata voluta da Salvatore Reina, in quanto, a parte il fatto dei contatti tra l'interno e l'esterno, anche perché c'era pure Bagarella che l'avevano carcerato,
ma in più perché veniva anche a sapere lui da mio zio, perché lui si informava spesso, gli diceva stamattina, dice Peppinuzzo, dice damoci un occhio al riguardo, non faceva mai subito tardi, diceva sta scelta di rubiere, sentiva dire, stava attento se gli potrebbe succedere qualche cosa, in senso che potevano arrestare pure a me, si trovano tutti in galera dalla parte diciamo dei Marchese, anche, perché c'era anche Bagarella, mia cognata, era in carcere. Insomma, deve avere un certo occhio di riguardo e cercare di ci fare commettere qualche cosa che potrebbe essere contro a me. Allora avevano deciso di combinarlo, perché già a parte questo vedevano anche sempre il comportamento mio, osservavano, non chiedevo mai niente, questo in Cosa Nostra c'è l'importanza della serietà, che quando una persona non viene mai, diciamo, a chiedere a un'altra persona più grande, dice ma perché abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto questo, insomma è una linea che si deve osservare e piano piano è come mettere dell'acqua della pianta e guardare questa pianta che va crescendo. E così anche Cosa Nostra, praticamente noi osservavamo tutto quello che avveniva, non essere mai intricanti in qualche cosa che vede o che vede fare o che si sta facendo, tutte queste cose, ma piano piano si deve, diciamo, inculcare questa cosa dentro alla persona stessa, va, e quelle che ci stanno intorno valutano anche il comportamento, la serietà, queste cose, e piano piano, come infatti da queste cose, dopo Totorrina aveva chiesto a Filippo Marchese, mio zio, di cercare di combinarlo, però in modo che sia una cosa riservata, che non esca all'infuori di quelle, diciamo, tra lui e quelle che mi dovevano combinare. E così questa combinazione è stata fatta a Tavilla Milicia, in una villa di Sabatone Maniscalco. Infatti c'era stato qualche giorno prima, mi aveva chiamato Filippo Arcano e mi aveva detto, dice che sai, dice, in questi giorni se ci dobbiamo riunire, cioè, ti faranno delle domande, dice, non facciamoci impressione cose, perché quel periodo che noi facevamo qualche cosa o commettiamo qualche crimine dentro qualche casa, qualche magazzino. Allora lui ha fatto una cosa in senso nel mio bene, di non farmi allarmare di come è avvenuta questa situazione, perché logicamente e questa combinazione è avvenuta in questa villa, e in questa villa c'eravamo io, mio zio Filippo, Pino Greco Scarpuzzella, Giovanni Loiacono e Filippo Arcano e Salvatore Manscalco, di cui nel momento opportuno che siamo arrivati qua in questa villa, mi hanno detto, loro erano tutti dentro, mi hanno detto di entrare, e mi sono deciso di chiudere la porta. Il momento in cui io sono entrato, mi sono sentito un vuoto all'interno, perché ho pensato che ho fatto qualche sbaglio, adesso non lo so, mi succederà qualche cosa, perché ero qualche cosa, perché quel clima che c'era in quel momento era come quando avvenisse qualche cosa di uccidere qualche persona, diciamo, che viene messo dentro un appartamento, viene attirato, diciamo, e in quel momento mi sono sentito anche io attirato di questo, però nel momento in cui sono entrato c'è stato questo voto, questo cambiamento di viso, e mio zio mi disse, lui dice, ma che c'è, dice, stai calmo, non c'è niente, va, e non ci sono niente, qua siamo, e dopo mi dissero, ridendo, si sono messi tutti a ridere, e mi dissero circa c'era, se io volevo fare parte in questa organizzazione chiamata Cosa Nostra, e gli ho detto, a me fa piacere. E c'era Filippo Arcano, che ha avuto il piacere dell'iniziazione, diciamo, mi faceva da padrino. Filippo Arcano mi disse, dice, un piacere, avevo io, dice, po' puncio, sarebbe, vengo combinato. Praticamente mi hanno preso una santina, mi hanno detto quale, con quale dito io sparavo, e mi mettono questa santina, mi fa uscire del sangue del dito, appena accesa la santina mi hanno il solito rito che se io un domani cadrò
questa cosa nostra, brucerò lo stesso come questa santina, questa immagine che si stava... E niente, e praticamente dopo questa cerimonia è venuta la presentazione di quelle che erano presenti, del Pino Greco, mio zio, Giovanni Lo Iacono, Filippo Argano, tutti quelli che praticamente viene il ritmo, dice questa è la stessa cosa. Sì. Marchese, queste persone di cui lei parla, che erano presenti, ed anche il proprietario dell'appartamento, erano tutti uomini d'onore? Sì, sì. Può dire lei a quale famiglia mafiosa apparteneva e a quale famiglia appartenevano questi? Loro appartenevano alla famiglia di Cossolomilla, di cui faceva parte mio zio. Beh, soltanto Pino Greco faceva parte del mandamento di Ciaculle, della famiglia di Michele Greco. Sì, quindi lei viene combinato e quindi appartiene alla famiglia di Cossolomilla. Sì, sì. Lei aveva all'interno di Cosa Nostra, aveva rapporti direttamente col suo capo famiglia, col suo capo mandamento? I rapporti esclusivi sono stati soltanto che mio zio, siccome ogni famiglia ha i suoi capi decine, ogni capo decina ha i suoi uomini, però a me non mi hanno aggregato a nessuno di quelli della famiglia di Cossolomilla, ma bensì ero soltanto disponibile per mio zio Filippo e per Totò Greco, Totò Reina, in quanto per il momento non è il caso che a lui venga affiliato in una famiglia, perché piano piano dopo, quando venga affiliato in una famiglia, devo conoscere anche gli altri uomini d'onore, devo essere anche presentato. Anche che io già sapevo, perché io sapevo che erano tutti gli uomini d'onore che a me mi veniva detto di quelle della nostra famiglia, ma quelli che erano della nostra famiglia praticamente non sapevano che io ero uomo d'onore, perché Totò Reina voleva che questa cosa rimanesse riservata e di là non doveva uscire, finché un domani, quando le cose andavano meglio, dice magari dopo piano piano si fanno la presentazione. Marchese, tornando un attimino all'abitazione di Totò Reina, lei sapeva, le risulta se il luogo dove abitava Reina fosse noto all'interno di Cosa Nostra o se invece fosse una notizia riservata a pochi? No, quando ci siamo andati con Bagarella, che io mi trovavo in macchina con lui, perché lui all'epoca aveva un Renault 5, mio fratello Antonino è andato a prendere un camion da Giarrusso, da quello delle gomme dove che a quell'epoca lavoravano, che attualmente penso che ci lavora ancora Marchese Gregorio, mio fratello più grande. Abbiamo preso questo furgone. E mio fratello, allora, mentre lui portava il furgone, io con Bagarella, che eravamo nella macchina, mi fa, dice Pino, dice, sta meglio, dice, nella villa, dice, mio cognato, dice, e te raccomando, che dopo questa villa, Ruzzo Totuccio, usato solo chi disse te sit, di cui Ugambino, Madonia, Raffaele Ganci, dice, e chi di che stiamo qua? Su questo, no, io ho detto, ma non è il caso neanche a dirlo, perché... E niente, questo è stato, perché a quell'epoca ancora io non neanche ero combinato, ero piccolo. Tornando al periodo successivo alla sua iniziazione, può riferire quali erano le attività criminali che lei ha commesso dopo la sua iniziazione per conto di Cosa Nostra? Iniziazione, quando sono stato iniziato ne ho commesse tanti crimini, da quello di Stefano Pontada, a quello di Inzerilla, a quello di Mafra, quelle degli omicidi subvenzionati per la ricerca del contorno, quelle anche fuori Palermo, quelle a San Giuseppe Ato, sempre con l'incarico di Totò Reina. Quali sono questi? Non ha detto quello? È un omicidio che aveva commesso con Balduccio Di Maggio nell'81, uno di un paese, Roccamela, insomma un paese più avanti di San Giuseppe, a quell'epoca c'era una festa a San Giuseppe, e allora hanno voluto che ci andasse io, sempre che mi ha mandato a chiamare Totò Reina con Giovanni Brusca, dice che c'era del bisogno di fare una cosa al paese, dice allora c'è uno strano, perché la maggior parte quelle di San Giuseppe Ato li conoscono tutte là nel paese, e hanno preso a me, diciamo, un straniero che fa un delitto in un paese che mi avrebbe conosciuto.
bensì questo quel giorno a paese non è arrivato, ma abbiamo aspettato un giorno, due giorni, che hanno fatto la festa nel paese dove abitava lui. E così questo crimine l'ho andato a commettere là in quel paese. Marchese, lei poc'anzi ha detto in maniera poco chiara, ha fatto dei nomi, Bontade, Inserillo, se può dire chi erano queste persone, e non ha detto esplicitamente cosa è accaduto, se lo può precisare meglio. Bontade era il capomandamento di Santa Maria di Gesù, e Inserillo era il capomandamento di Bassirriano. Cioè lei ha partecipato a questi omicidi? Sì, sì. In riferimento a qualche crimine che lei ha commesso, qualche omicidio, lei è stato arrestato, giudicato e condannato? Sì, nell'ultimo è stato quello dell'assaggio dell'81 di Bagheria. In parte anche in questo tutto praticamente è un misto di tutte queste azioni, diciamo, che a me mi ha dato anche la carica e l'importanza, perché praticamente a quell'età, che io avevo 17 anni, facendo tutte queste cose, e vedevo che c'era delle cose che facevamo e mi dicevano: Pino, questa cosa poi ti è praticamente riservata, non parla con nessuno all'infuori di quelle che erano. Già io già mi sentivo già uno come loro, va, una certa importanza. Dove andavo mi dicevano: Pronuzzo, occhi aperti, stiamo attento per chi, stiamo attento per chi. Tutte queste cose che a me mi davano una certa carica anche nel fare qualche azione. Infatti quella che abbiamo fatto dall'assaggio di Bagheria, là c'è stato un conflitto a fuoco, ci siamo messi a sparare, a confusione, no? Per arrivare al nostro scopo, per arrivare al nostro obiettivo, diciamo, di valorità, di potenza, di tutte queste cose che magari ci circondavano e ci davano delle cariche, delle potenze, che anche di quelli che erano stretti, Gambini, Madonia, Dottor Rene, che erano sempre, diciamo, il gruppetto, diciamo, Pino Greco, che io vedevo che non c'era quattro uomini d'onore della famiglia nostra. Già io ero, che so, un coccolato lead che mi davano confidenza in determinate cose, e io vedevo l'importanza e dentro di me mi sentivo, va, no, senso realizzato, ma mi apprezzavo io stesso, e vedevo che c'era, diciamo, questa serietà, questo coordinamento fra di noi. E questo è stato, perché signor Presidente, voglio precisare una cosa, che io dall'arco di quel periodo, che di tutto quello che ho vissuto da piccolo fino a quando mi hanno arrestato, io non so che significano i sentimenti familiari, perché io non ho avuto il contatto, l'affetto diretto, a parte il bene che ci voleva i miei familiari, che ci voglio ancora. Non c'è stato quel contatto intimo con le sorelle, perché c'era mio padre latitante, allora non ci potevamo vedere, mio fratello è sempre a destra e a sinistra, mio padre io non ci potevo andare a incontrare perché evitavamo sempre che la polizia mi poteva seguire, i miei sorelli stavano con mio padre in rifugio, e mia mamma pure, allora io stavo con mio zio, non ho visto, ma quel calore familiare che mi circondava, ma vedevo soltanto il dovere di fare quello che era, diciamo, cosa nostra, vedevo, diciamo, prima il lavoro, diciamo, definiamolo così, il lavoro, e dopo veniva la famiglia, perché anche a noi in cosa nostra, quando viene uno iniziato, viene detto pure che qualsiasi cosa, che oggi in poco non fa parte di questa cosa, non deve guardare né la famiglia, i bambini, il rispetto viene sempre assodato per la famiglia, però qualsiasi cosa che c'è da fare, o c'è la moglie incinta, dice prima viene un dovere e dopo viene la moglie, e chi sbaglia paga. Queste, diciamo, erano delle cose, e io in tutto quell'arco, diciamo, che non avevo contatti diretti, a parte quando ero piccolo, che vedevo che c'erano fra di noi i miei zii, altri, diciamo, da parte di mia mamma, i fratelli, che ero molto piccolo, e a quell'epoca avevamo gli animali. Avevo soltanto quei ricordi che noi mangiavamo soltanto quello che facevamo, che so, avevamo i mucchi, il latte, campavamo con tutto quello che, diciamo,
e ci sfruttava i conigli, e c'era, diciamo, quell'armonia. Ogni domenica ci riunivamo familiari, cugini, facevamo la ricotta, facevamo i bocconcini, cannoli, vedevo quel calore. Ma dopo quell'arco, dopo quando sono subentrati la latinanza di mio padre, sono finiti tutti quei, diciamo, ricordi belli che per me erano bellissimi. E dopo sono subentrati quelli che in quell'età, dopo ho messo a fare un'altra strada, che per me a quell'età, che non avevo quella maturità di capire certe cose, ho preso quelle, per me era una cosa che mi piaceva andare avanti, fare delle cose, detto Torreina, per mio zio, per la famiglia, perché diciamo era un circuito dove andavamo, avevamo un rispetto, perché se succedeva qualche cosa in un mandamento sapevamo a chi andare a cercare, quello si interessava, c'era, diciamo, una ruota di controllo totale di tutto quello che avveniva, diciamo. E di tutto questo io quello che ho visto molto positivo è stato nel periodo che sono stato io a Caccia di Voghera, e a Caccia di Voghera, dopo che io mi sono messo anche a lavorare, e il direttore mi dava l'autorizzazione, con la buona condotta, mi dava l'autorizzazione a poter fare i colloqui con i nipotini, con i familiari, diciamo, mia mamma e mio fratello, le mie sorelle, e mi dava l'autorizzazione di fare il colloquio nella saletta, è una stanza, no? Insieme a tutti gli altri detenuti. Se veniva mio fratello soltanto, allora facevo il colloquio in una stanza dove c'è, diciamo, il separè, il bancone a centro, ma quando veniva mia mamma, i miei nipoti, le mie cognate, diciamo, le mie sorelle, mi dava l'autorizzazione di fare un colloquio in una stanza 4 metri per 4 metri, e c'è un tavolino a centro e potevo portare il mangiare, cioccolatini, regali, i fiori a mia mamma, tutte queste cose. Da quel periodo, soltanto in quel periodo ho messo a vedere che cosa erano veramente giocare con i miei nipoti, buttarmi per te. Ho visto in quel momento che cosa era, diciamo, veramente la famiglia, l'unione e l'importanza, anche che capisco che loro non condividono fino adesso la scelta che ho fatto io, perché logicamente sono mentalità mafiose e non cambierà niente, e non li farà mai cambiare queste cose. Io purtroppo ho fatto questa scelta perché ho fatto tanti errori, tanti sbagli, e tante cose ho messo a capire più la strada facendo, tutto quello che avveniva, il fidanzamento, che mi hanno fatto rompere il fidanzamento con quella ragazza, che veramente io là mi volevo stabilire una famiglia, mi volevo creare una famiglia, e tutte altre malefatte che hanno fatto. Quello è stato, diciamo, il culmine che mi ha fatto anche riflettere in tante cose, perché posso? Marchese, vuol dire se anche dopo che lei fu combinato ha continuato quell'attività di portare messaggi a Totorrina provenienti dal carcere? Sì, quello sempre. Passando ora ad un altro argomento, le risulta che Cosa Nostra avesse la disponibilità di contatti, di avere a disposizione uomini delle istituzioni o professionisti, gente, diciamo, di prestigio della buona società? Sì, quelle ci sono sempre, a parte da magistrati, dottori, banchieri, medici, poliziotti, carabinieri, di tutte le categorie, sono, diciamo, anche la forza di Cosa Nostra che va avanti in questa direzione, diciamo, a ingrandire le sue radici e i contatti con diciamo, il mondo esterno, tutto quello che ci circonda. Ora, per quanto riguarda in particolare i rapporti tra Cosa Nostra e appartenenti alle forze dell'ordine, può riferire quanto a sua conoscenza sul conto dell'imputato dottore Contrada? Io dottor Contrada ho riferito che io ancora non lo sapevo che era dottor Contrada, però c'è stato un periodo che noi ci trovavamo da Michele Greco, io con mio zio, nella tenuta della Favarella. E c'è stato che c'era Pino Greco, il senatore, e Michele Greco,
che si sono appartati, diciamo, proprio dentro la tenuta, c'è un magazzino dove c'è la lavorazione degli aranci, mandarini, queste cose. E dopo, che so, 10 minuti, neanche un quarto d'ora, mio zio, premetto che noi eravamo spesso sempre nella tenuta di Michele Greco, eravamo sempre in, diciamo, o a casa sua, perché di solito facevano le riunioni, mio zio con Michele Greco e Pino Greco. E niente, dopo un paio di minuti, 10 minuti, neanche un quarto d'ora, mi chiamò uscendo dal magazzino, mi ha tirato da parte e mi disse di andare a avvisare chi? Mio zio Filippo. Mi tirò da parte e mi disse, dice, di andare a avvisare, dice, Uzzuto Tuccio, e ci dice che fece sapere dottor Contrada che hanno individuato la località dove che praticamente lui stava, e nel mattinato dovrebbero fare qualche, diciamo, perquisizione. Allora, lì per lì mi sono messo sulla macchina e sono andato, perché mio zio sapeva che io avevo i contatti con tutta l'Ina e sapevo dove che abitava. Sono andato là a trovarlo in questa villa e gli disse che mi fa sapere mio zio, ci fece sapere un dottor Contrada, e dice che ci avesse essere una perquisizione, che diciamo, non dovevo dare il capo questo. Di cui ha preso, diciamo, dei indumenti personali subito, diciamo, necessario, mi disse di aspettare e ci siamo messi su lui si è messo tutta la famiglia, i bambini e la moglie si è messo, anzi c'era anche sua cognata Manuela, si è messa sulla macchina e ci siamo avviati, mi disse tu fammi di staffetta, cioè noi andiamo non solo a San Giuseppe, come già ci avevo stato qui a San Giuseppe a Ciavolte, spesso vedevo anche loro là, dice noi vedremo non solo tu. Ci fai la strada avanti tu e ne verremo già. E siamo andati, siccome queste strade le sapevo che le facevo durante la settimana, le facevo 3-4 volte al giorno, e siamo arrivati a San Giuseppe Piano. Siamo arrivati in questa tenuta di Uzzu Totò, che praticamente si chiamava Lazzo, Totò Lazzo, beh. Ci ha avuto verso una disgrazia. Era il proprietario, questo Lazio era il proprietario. Senta, e a quell'epoca, come anche prima che arrestassero a Bagarella, noi avevamo una villetta superiore a quella, diciamo, perché veniva assalita. Sotto c'era, diciamo, questa casa che è una casa vecchia, diciamo, che era c'era un piano terra che ci facevano da magazzino e anche da cose di formaggio. E quel periodo ci abitava Brusca con caso famiglia, e c'era anche Zutotò Lazio, che praticamente era lui, diciamo, che stava là nella campagna e pensava ai vigni e queste cose. E per me questa villa era di Brusca, però quello che badava là tutto era Zutotò Lazio, e più sopra noi avevamo c'era una casetta, però era una villetta nuova, di costruzione nuova, che a quell'epoca Bagarella, quando ci siamo spostati da Palermo, l'aveva preso per noi, quando c'è stato il fatto dell'arresto di mio fratello, l'aveva preso per noi e abitavamo là. E facciamo da quella villa a quella di Totò Lazio, eravamo spesso con la famiglia di Brusca, tutti là, diciamo, e quella volta siamo andati a Totò Reina, che la famiglia l'aveva accompagnato là. C'erano tutti loro là praticamente. E niente, quello è stato un particolare che... Può descrivere un po' più dettagliatamente questa casa di campagna di San Giuseppe? La casa di campagna diciamo, è la vallata del paese, cioè la vallata del paese che si passa quel tratto di autostrada, la vallata, e ci viene la salita per andare verso la montagna. È proprio verso... La strada che porta verso la montagna, diciamo, sono tutte strade e stradine, che ci sono varie villette, e di cui proprio in cima ci stava questa casa, e questa è stata anche, abbiamo fatto il suo pallogo, è stata anche... Sì, dovrebbe descrivere un po' più
dettagliatamente come si presentava questa costruzione in campagna, con quanti piani, tutto quello che può ricordare. Intorno era tutto giardino, c'era uno, appena si entrava con la macchina, nel corridoio c'era uno spiazzale per la macchina, incementato. Dopo c'erano dei gradini che portavano sempre parti in su, e là c'era tutto, diciamo, dell'orto, e anche in discesa, diciamo, molto, molto terreno, c'era molto grande, era immenso, c'erano le vigne per l'uva, i pomodori, insomma tutte queste cose che circondavano la casa. E dopo c'era un piano terra, che spesso là noi, che collega anche col magazzino, mettevamo, c'era una tavola lunga, e facevamo le mangiate, le facevamo là, in questo, diciamo, spazio che dà all'interno, diciamo, verso la montagna, non dà all'esterno, verso, diciamo, a vallata, ma all'esterno, verso su. E dopo c'è il magazzino che era, ci mettevano le cose di campagna, formaggi, tutte queste cose, e dopo sopra c'era un piano con delle varie stanze, diceva, stanze, il bagno, diciamo, la cucina, con tutte queste cose. Questo episodio che lei ha riferito, ricorda più o meno in quale epoca è accaduto, in quale anno? È stato inizio 81. È in grado di riferire altre circostanze a sua conoscenza, sempre sul conto del dottore Contrada? C'è stato un periodo che mio padre si trovava sempre nell'81, si trovava in una casa di Villa Abate, all'inizio di Villa Abate, era una palazzina, che a quell'epoca questa casa l'abbiamo presa, anzi l'ha preso mio zio, che aveva parlato con quelli che, diciamo, i capomandamenti di quel territorio, che erano i deperiti, i petarresi, che praticamente dopo a queste l'abbiamo ammazzata nell'81 per la strage di Natale. E qua c'era tutta la strategia che prima si adopera, è stato sempre così. Quelli che, e ce ne sono tantissime ancora che hanno gli occhi chiusi su queste cose, che i colonesi hanno questa abitudine, si adoperano delle persone, quando vedono che sono a rischio, ci tagliano i piedi. E ritornando al discorso... c'era questa villetta che era proprio all'inizio del paese, proprio appena, prima, invece di prendere sulla sinistra per prendere l'autostrada, più avanti in 400-500 metri c'è un'entrata sulla sinistra, e all'interno ci sono delle palazzine a due piani, e noi avevamo un appartamento in una di queste. E c'è stato mio zio che mi disse di fare spostare mio padre, perché aveva fatto sapere dottor Contrada aveva fatto sapere che avevano a fare delle perquisizioni dopo per l'abate. E siamo andati, io ho preso mio padre e l'ho portato, perché a quell'epoca era latitante lui. Latitante, era cansato, aveva dei problemi di mente, una cosa del genere. Lo zio oppure suo padre? Mio padre. Mio zio è quello che mi ha informato di questa cosa. E niente, l'ho portato a Cefaladiana, che a Cefaladiana ci abitava, sono dei zii, questo è morto, cioè ci dovrebbe abitare la moglie, era un zio che lo chiamavamo Natuzzo Vicenzo, a Cefaladiana, e siamo state neanche una settimana là, infatti la famiglia è rimasta a Villa Abate, e io con mio padre ci siamo spostati, però dopo noi, infatti dopo ci siamo informati a casa, non è venuta nessuna per questo. Questa notizia ve la comunicò Filippo Marchese? Sì, a me Filippo Marchese. Che queste erano notizie praticamente che venivano da... A Filippo Marchese ci dava Michele Greco praticamente, che erano loro che, a me, di quello che mi disse mio zio, erano loro che avevano i contatti con dottor Contrada. E a conoscenza di altre circostanze, sempre sul conto del dottore Contrada? Sì, ce n'è quella di... che nel sempre mi ricordo che è stato, però si può vedere su, diciamo, l'omicidio di Ginetto Tagliavia,
che mio zio a quell'epoca abitavamo, perché io stavo sempre con lui, abitava in una casa di Bagnasco, in via Fichidindia. Questa via Fichidindia che è tenuta di Tenedello, che sarebbero i miei zii. C'era, noi spesso andavamo a dormire in questa, loro si erano fatte delle palazzine, e in più giù c'era un piano. Avevamo fatto un cucinotto, insomma una cosa particolare, una cosa provvisoria, transitoria. Perché delle volte là ci andavamo anche, che so, mio zio all'epoca aveva anche dei maiali, ne ammazzavamo qualcuno, e c'era là una festicciola, se venivano anche prima che arrestasse una bagarella. E niente, c'è stato che mio zio mi disse che ci dovevamo spostare perché diceva ci aveva stata una telefonata anonima, che indiziavano come su questo omicidio, indiziavano a Filippo Marchese, Pinuzzo Calamia e Carmelo Zanca. Omicidio di Tagliavie. Sì, Ginetto Tagliavie. Infatti questo omicidio l'ho commesso anch'io, che sì, è stato nella quasi fine, non so se è stato proprio quasi la fine dell'81, ma... Fino all'81 c'è la strage di Natale. No, no, ma, sì, ma io parlo sempre su questo, che so, non sono preciso verso ottobre, non sono preciso. E niente, ci siamo spostati sempre con notizia, dici che questa notizia arrivava del dottor Contrario. Sempre l'ha detto Filippo Marchese. Sì, sì. Infatti dopo, quando noi ci siamo spostati, siamo andate, perché pure che ci spostavamo, però per precauzione, essendo che là ci vedevano spesso in quella tenuta, allora ci siamo spostati e ce ne siamo andati in un villino a Casteldaccia di suo cognato, Gregorio Marchese, quello che è stato ha ucciso. Siamo andati là, però dopo siamo riscesi, facevamo sale e scende da Casteldaccia perché lui sempre si incontrava qua, c'era da famiglia, cose, affari che c'erano. E niente, questi sono, diciamo, i... Questa... Per quanto riguarda questo terzo episodio che lei ha riferito, suo zio le disse da chi aveva preso, sì, che il dottor Contrario aveva avvisato di questa perquisizione. Questa era una notizia che mio zio mi disse, perché quando io, noi siamo ritornati di Casteldaccia, scendevamo, che dopo ci informavamo, ce ne siamo informati, ma se con mio zio Tenedello si lavassero, se vede movimento le sbirre, anche questo dei mille, e mi si diceva tutto normale, non c'è niente, soltanto delle volte andavano a casa in via Sperone numero 7 a cercare Filippo Marchese. Il professore vuole sapere, sì, suo zio da chi ricevette, sì, la notizia. Sì, sto arrivando al discorso, e su questo discorso, quando ci hanno detto praticamente pure dopo ne Bagnasco non c'era niente, ma su tutto il contratto a me non in notizia giusti i poeta vecchio. E lui si dice che praticamente che dice che la greco è un senatore, dice in notizia è applicato buono per amore. Può ripetere che... Che le notizie l'ha portata fino adesso buone. Perché mio zio, quello che mi diceva, i contatti l'aveva... l'avevano un senatore e Michela Greco, i contatti. E questo commento chi l'ha fatto? Quelle notizie le porta giuste, chi l'ha fatto? Zio Filippo. Ah, suo zio. Sì. Perché praticamente, per chiarire meglio, quindi lei seppe che in realtà la perquisizione nell'abitazione dove si trovava suo padre non si svolse, e quindi chiese spiegazioni a suo zio, se ho capito bene, giusto? Sì, ma io sto parlando... E lei disse, e lei gli chiese... Sto parlando del terzo episodio, che il terzo è quello riguardante Tagliavie, questo è il terzo episodio. Ah, in relazione alla telefonata, sì, sì, in relazione alla telefonata, lei gli chiese se avessimo visto, avessero visto del movimento, di polizia, controllo, eccetera. Senta una cosa, lei faceva cenno alla frequentazione della Fondo Favarella da parte sua e di suo zio, ci andavate con che frequenza? Ci andavamo con frequenza, ci andavamo io...
due o tre volte al giorno era buttato sempre là dentro. Quando vi regalate la favarella, lei ha avuto modo di notare la frequentazione del fondo stesso da parte di persone, sì, diciamo così, importanti, di rilievo? Ma c'erano tutte le, almeno le persone che io spesso incontravo là dentro, che delle volte mi trovavo con Mario Prestefrippo, con Cume Nuno, figlio di Senatore, vedevo spesso, sì, che entravano là dentro. Come? Un figlio di Senatore, sarebbe Greco Giuseppe Mannone. Mennone, perché c'ha il seno grosso e ci chiamiamo Mennone. Allora, niente, vedevamo, io spesso vedevo là anche delle persone che arrivavano con Mercedes, BMW, con una certa autorità, diciamo, con un certo dicete, e venivano anche molto rispettate là dentro, però già a livello di Cosa Nostra già sapevamo, ma Usenatur c'aveva molte influenze, anche Michele Greco con delle personalità. Come lo sapeva questo? Infatti c'è stato che più di una volta io ho accompagnato Usenatur, l'ho accompagnato nei Piazza Bosso, insomma è stato in una banca in via Roma, mi sembra Piazza Bosso, lui doveva spiegare delle cose e l'ho accompagnato io. Di cui arrivando là dentro io vedevo proprio una cosa impressionante, il rivedere il rispetto, il saluto nei confronti di queste persone a Usenatur, e più di quello che vedevo che ci circondava, diciamo, le persone che venivano là alla retta, anche perché noi sapevamo che ognuno di noi, diciamo, ogni mandamento, ogni famiglia ha i suoi intrecci, ha i suoi contatti con varie persone, o politici o di tutte le altre categorie. Ma da che cosa lei... da che cosa capiva che si trattava di persone importanti queste qui che lei vedeva alla favarella? Io posso dire che, a parte di quello che vedevo, anche di quello che l'osservazione e delle cose che ci insegnano in Cosa Nostra, che praticamente noi prima che dobbiamo fare qualche cosa dobbiamo essere sicuri che cosa andiamo a toccare incontro, le persone chi sono, o ci arriviamo con le buone, con i contatti sempre a livello gente catena e catenata, o se no si ci va diversamente, o menace eccetera. Ma anche di questo, io quando sono stato con Bagarella a Luciardone, sì, la domanda era da che cosa lei capiva, comprendeva che queste persone erano delle persone importanti che contavano. Questo vuole sapere il pubblico ministero. Queste che si recano alla fine. Perché ne parlavamo fra di noi, uomini d'onore, va. No, scusami, Marchese. Sì. No, io non faccio riferimento a quello che le fu detto, quello che lei ha visto. Lei diceva che ha visto che alla favarella era frequentato da persone importanti. Da che cosa capì che erano persone importanti? Questo. Da che cosa sapeva? Dall'autorità e dall'importanza quando arrivavano là dentro. Addirittura ce n'erano che avevano anche le chiavi dal cancello quando arrivavano. Di tutto questo vedevo. E poi nei rapporti con Michele Greco come si atteggiava nei confronti di queste persone? Si ricorda? Una certa particolare, una certa, diciamo, ossequio, tutte queste cose che per noi erano delle cose che vedevamo e vedevamo. Senta una cosa, lei poi faceva riferimento, oltre a cose viste, a cose apprese, cioè vuole essere più preciso, che cosa qualcuno le disse, qualche uomo d'onore le disse qualcosa di specifico riguardo a Greco Salvatore? Ma il senatore Greco Salvatore, a parte di quello che constatavo io, che dell'importanza che c'era, sì, e i contatti che lui aveva spesso, che a casa andavano a trovare delle persone d'età che non so chi erano, c'è stato che Bagarella mi disse che spesso parlavamo anche di varie cose, quando ero fuori ci spiegavo quello che avveniva delle volte anche di Michele Greco, perché anche in quel periodo c'era Michele Greco che era in isolamento e noi spesso dicevamo, insomma, ma chi so, perché non si fa lavare l'isolamento, hanno avuto sempre tutta questa inquietanza, tutta questa cosa, e ora non bicchiere d'acqua si sta per dire, e lui mandava a dire che era un ministero quando era in isolamento,
Ed è qua è uscito, anche che io ci siamo, mio cognato ci disse, ma tu periodo quando era a Riebbia, ma tu avevi quando ci ne arrivava. Qua Bagarella mi disse, ci disse, ma che tu dici, chi tu, senatore, questa è pure una massoneria, chi si è mescato nel gioco, hanno tante contatti, hanno tante... Ed è qua ho visto anche te. Va bene. Senta, tornando un attimo indietro per alcune puntualizzazioni. Innanzitutto, in relazione a quella villa di San Giuseppe Iato, che lei ha detto per me era di Brusca, sì. Vuole precisare, cioè lei sapeva che era di proprietà di Brusca oppure... No, io questo non lo sapevo se era di proprietà di Brusca, però che cosa sapeva? Na tutto l'arco che io ci andavo, ci sono stato, ci ho anche abitato. Io avrevo sempre Brusca da, perché il supermercato si è trovato sui cavanchi da una stanza super, che in fondo nel corridoio c'era una stanza una stanza matrimoniale, diciamo un letto grande, a certe volte lui si anche alloggiava là e la famiglia se ne scendeva paese. Va bene, senta un'altra domanda, lei parlò mai del dottor Contrada e delle confidenze, non delle confidenze, delle cose che le aveva detto suo zio Filippo Marchese ad altri uomini d'onore? Se gli aveva detto se lei ne parlò con altri, no, a parte no. Totorrina. Veda, quando delle cose, come io ho spiegato poco fa, quello che ci veniva riferito a noi, in particolare o da Pino Greco o da mio zio, quella è una cosa che noi tenevamo per noi, perché dipende dai contatti che c'hanno delle persone, allora o sono loro a informare ad altri, perché noi ne facciamo un sui dato. Se non sono noi da dire, uno ne può parlare, ma io all'infuori di quello che ho sentito mai... Non ha riferito ad altri? No, no. Senta, quando lei andò da Totorrina a prelevarlo, venendo dalla Favarella, lei disse a Totorrina che la notizia della perquisizione che si doveva fare proveniva dal dottor Contrada. Sì. Lei lo disse questo? Sì, sì. Sì, sì. E l'aveva già riferito. Quando lei disse questo, Totorrina le fece qualche ulteriore domanda, le chiese spiegazioni? Mio zio obbligato a dirmelo, perché noi dobbiamo mandare a dire una cosa che sa Totorrina, appunto quando uno gli dice no, mio zio mi dice no. Non sono stato chiaro, mi scusi, quando lei lo disse a Totorrina che cosa rispose, le chiese spiegazioni? Non ha fatto nessun accenno e niente, soltanto ha detto aspetta un minuto che piglio qualche cosa e ne andiamo, però niente, però io volevo dire che sì, io la definisco un pochettino aggressiva la cosa, la potenza di Totò Reina, un appunto quanto un ci viene un mezzio e benedice, faccia dire a Totò Reina casa la verità ce ne farà una minima spiegazione la a dire. Allora la spiegazione che lui mi disse è, fece sapere un dottor Contrada, dice che c'è sta cosa. Reina, dico, non ebbe no, assolutamente. Non le disse niente quando lei le comunicò niente, questa cosa. Niente. Senta, Marchese, lei prima ha detto che non aveva mai sentito parlare del dottore Contrada quando Filippo Marchese, suo zio, le disse questa cosa alla Favarella. Seppe poi in seguito chi era il dottore Contrada? Seppe sì, perché dopo praticamente con mio zio io avevo qualche accenno, delle volte quando eravamo assieme me ne parlava che era un funzionario, un poliziotto. E nient'altro, giusto? Senta, a lei risulta che dottore Contrada fosse l'unico a disposizione degli appartenenti alle forze dell'ordine a disposizione di Cosa Nostra, o le risulta che ce n'erano altri? No, assolutamente, mica c'è solo dottor Contrada, ce ne sono tantissime. Lei è a conoscenza di episodi specifici nei confronti di taluni? Sì, sì, ma io già ne ho parlato. Senza fare riferimento per le ragioni che i pubblici ministeri hanno detto all'inizio, e quindi senza fare riferimento né agli episodi né ai nomi,
Sì, sì. Aspetti. Senza fare riferimento negli episodi e nei nomi, lei sa dire comunque di quante persone è a conoscenza di specifici episodi, se sono poliziotti o sono carabinieri? Sono un cioè... generica, non mi pare. No. Non è controllabile in nessuna maniera quello che dice il test e il consulente. No, la domanda è ammessa. Posso rispondere? Sì, sì. C'è un maresciallo dei carabinieri. Un brigadiere, un altro poliziotto e c'è qualche altro però che non so come si chiama, però che ho... Mi interessava di quelli di cui lei è in grado di indicare in seguito eventualmente il nome. Il pubblico ministero ha concluso. No, la difesa è... La difesa è in grado di controesaminare subito? O vuole 5 minuti? 10 minuti? Sì, esatto. Va bene, allora l'udienza è sospesa per 10 minuti.